Rallenta ancora l'inflazione. A novembre l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri una diminuzione dello 0,5% su base mensile e un aumento dello 0,7% su base annua, tornando a livelli vicini a quelli del febbraio 2021. Il dato annuale è più basso rispetto allo 0,8% della stima preliminare. La decelerazione del tasso di inflazione si deve prevalentemente ai prezzi degli energetici e, in misura minore, al rallentamento degli alimentari lavorati, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e quelli relativi ai trasporti. Questi effetti risultano solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi degli alimentari non lavorati. Un contributo al rallentamento si deve inoltre alla dinamica dei prezzi di alcune tipologie di servizi e alla nuova decelerazione dei prezzi degli alimentari, che frenano la crescita su base annua dei prezzi del carrello della spesa. La spesa delle famiglie italiane in beni durevoli a fine anno supererà per la prima volta la soglia dei 75 miliardi di euro. Un record secondo le stime dell'Osservatorio Findomestic 2023, realizzato dalla Società di Credito al Consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia. Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic. In realtà non si è comprato molto di più rispetto al 2022, tant'è che i volumi crescono solo del 2,3%, ma si è speso sensibilmente di più. I prezzi medi d'acquisto sono infatti stimati in crescita del 7% e questo lo si deve soprattutto all'impatto dell'inflazione, ma anche a un crescente orientamento dei consumatori italiani alla scelta di prodotti di qualità superiore. A determinare questo andamento è stato soprattutto l'accelerazione del mercato della mobilità, in recupero del 18,8% sull'anno scorso. Quest'anno sono i mercati veicoli a sostenere la spesa in beni durevoli, arrivando a valere il 55% dell'aggregato. Grazie al mercato dell'auto usata, sostenuto da un forte aumento dei prezzi di listino, ma anche grazie al mercato dell'auto nuova, che ha beneficiato della proroga degli incentivi e soprattutto della risoluzione dei problemi di disponibilità di prodotto, che ha consentito di immatricolare molte auto i cui ordini erano rimasti inevasi nel 2022. Il turismo nel 2023 ha superato i risultati del pre-Covid, ma il nodo dei costi può rappresentare un freno alla crescita. Ne ha parlato Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, in un'intervista a Claudio Bracchino per il magazine televisivo Ital Press Economy. Abbiamo avuto, come tutti sanno, 3 anni disastrosi, 20, 21, 22, perché abbiamo parlato un po' di turismo di prossimità, ma non è quello il turismo che si muove, non è quello il turismo certo. Importante che si muove. Nel 2023 finalmente abbiamo lavorato bene, molto bene, abbiamo recuperato i numeri, siamo andati anche oltre il 2019, quindi molto bene. Siamo un po' più preoccupati ultimamente per la situazione che sono un po' creati in Medio Oriente, però devo dire che dopo un primo momento un po' difficilino, che abbiamo avuto un attimo, oggi si sta riprendendo abbastanza tranquillamente. Il 2024 cosa vi attendete? Nel 2024 ci attendiamo una continuità del 2023, nel senso che la gente ha molta voglia di viaggiare. Abbiamo un problema che mancano ancora molte rotte aerei, soprattutto magari sull'area milanese più che sull'area romana, dove magari c'è la presenza di ITA, c'è un presente, e abbiamo bisogno di ripristinare tanti voli che ancora non ci sono, che c'erano prima del Covid. Perché questo? Perché permetterebbe di avere anche un approccio ai costi un po' più conveniente. Cioè oggi viaggiare, a parte quelle pubblicità di low cost che qualcuno può usufruire, ma per chi si muove in maniera diversa, cioè che non può dire cioè, ho quelle vacanze, vado quel giorno, eccetera, spesso costa un po' tanto. Noi ci auguriamo che si possano ritornare a mettere molti più voli e quindi anche lavorare un po' sui costi, perché abbiamo bisogno di rendere i costi un po' più accessibili. Vista l'oggettiva impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state apportate modifiche e introdotte 145 misure nuove e investimenti al PNRR rispetto alle 385 originariamente previste. Circa 20 di queste misure sono state escluse dal piano e saranno finanziate attraverso altri fondi.
Comunque però la rimodulazione non è stata indolore e ha visto infine vinti e vincitori, tra i primi Confindustria e i Ministeri dei Trasporti e dell'Agricoltura, tra gli sconfitti il Ministero dell'Ambiente e soprattutto i comuni, a cui verranno sottratti circa 10 miliardi che avranno impatto su cantieri e sanità.